Gli avevo fatto sapere che sarei partito da Parigi per 1:15 e che di conseguenza sarei giunto a Montgeron per 3:00. Pensa ad altro. Il vostro avvocato ha tornito delle belle frasi per un meschino pezzo di vigna ed ora eccolo arrivato fino al Parlamento. Tuttavia sono io il responsabile! Eccola. Ah, Francesco, di da Vittoria di venire subito da me. Sono qui, signora. Bene, bene. Perché sprovviste di un discreto orologio! La ci dare una mano, la mi dirai di sì. È un grande onore per il tuo padrone. Vedi, non è lontano, partiamo bene. Mi hai fatto la strada per Gotham. Una carta da musica. A voi altre donne, siete gentile. E lei gli ha risposto con una canzone. E allora perché il barone non viene al loro soccorso? Perché vorrà diguastare tutto. Voi siete innamorato della contessa. Quando fate così io vi amo alla follia. La gran duchessa di Gotha è morta. Ne siete sicura? Sì. Vabbè, dal caso facciamo entrare tutti. Ma che cosa ha a che vedere la nostra ambasceria col fatto che la risposta sia positiva o negativa? Ho una lettera da parte del barone e del marchese. Ebbene, vedete che ero stato io a parlare del mio viaggio e non voi. La puntualità, Germano, è la prima qualità a questo mondo. È stato lì lì per massacrarmi, perché gli avevo fatto notare che aveva messo del tabacco al posto dello zucchero sulle fragole. Ma figuriamoci che lei sia di lui anche ad occhi chiusi, ha maggior ragione. Non cenate con me? No, me ne vado, addio signori. Ah, fede mia, fate quel che vi pare, voi siete intollerabili ed incomprensibili. Ho saputo di essere stato tratto in inganno da informazioni inesatte. Ma quando si tratta di questioni importanti, nessuno è più attento di me. Non si pensa mai a tutto. Oh.